Ragazzi, buongiorno a tutti, eccomi ritrovati qui su Peppercè.3. Oggi sono qui con un video perché ho trovato una truffa uguale, però diversa in pratica. E sono qui per farvela vedere ed è questa. Ovviamente non è questa la truffa, anche se è quei gatta cicogna, non è proprio. È questo qui, prendetevi un iPhone con 1 euro, puoi prenderlo pure tu, so, fai come la signorina a questo punto se ti fa piacere. Revisiona, vabbè, conservalo, sbrigati posti limitati. Annuncio apparentemente della Apple, vedete c'è scritto. Andiamo un po' a vedere. Necessito questo video disponibile per gli abbonati al canale a partire dal livello Gold. Abbonati a questo canale per accedere a contenuti riservati e ad altri vantaggi esclusivi. Commenti disattivati, come potete vedere non c'è la possibilità di scrivere alcunché, e mi piace bloccati, non mi piace bloccati, ok. Clicca qui, YouTube Watch, ok, c'è una serie di link che poi alla fine è lo stesso, 9RTOQ che ripeto, quindi bene o male sarà sempre lo stesso video, immagino. Ma la cosa più strana è che questo canale è di Apple, a quanto dicono. Vediamo un po' cosa. A me non sembra proprio essere di Apple. Canale ufficiale Vega Games. Ok, cos'è? Non so. Vediamo che tipo di video fa. Ok. Per una curiosità mia, provo anche ad aprire un video. Apple, vedete? Louvre. Che senso? Louvre? Ma il nome del canale sembrava essere un altro prima. Vega? Ma Face? Community, canali, informazioni. Galera, galera, veramente ci vuole la galera, guardate qua, guardate qua. Va bene, subito. Andiamo qua. Anzi, andiamo qua in realtà. Clicca qui. Comunque lui ci dice che bisogna abbonarsi, quindi già c'è la prima richiesta di soldi. Uno cosa fa ovviamente? Dice oh, Apple, e dai Apple, non mi abbono ad Apple. Gli do quando vogliono, 5 euro al mese, glieli do, qual è il problema? Però nel frattempo accedo al video e quindi vedo di capire come posso fare per accaparrarmi questo iPhone a 1 euro. Proviamo a seguire il link. Ma cosa diresti se ti dicessi che l'ho ricevuto per soli 2 euro? E se ti dicessi che puoi Già sono aprirne due. uno anche tu? Pazzo, giusto? Bene, se vieni dall'Italia, allora hai una possibilità di prenderne anche tu uno a soli 2 euro. Visita iPhoneReviewers.com e scopri se sei idoneo per... iPhoneReviewers.com. Cioè in pratica, da quello che posso riuscire a capire, come se iPhone Apple chiedesse recensioni sui propri dispositivi, perché penso che sia così che funzioni, no? Apple ovviamente è un'azienda piccola, ha bisogno di capire dove sbaglia e non dove sbaglia. Allora ovviamente dice noi regaliamoli iPhone, di modo che i nostri clienti ci dicono dove migliorare, ma è proprio credibile, cioè come cosa, proprio, è una cosa incredibile, no? Una cosa credibilissima. Allora, iPhone Reviewers, ok, vediamo i commenti, visitare. Ok, è proprio lo stesso metodo.
Oh, però posso dire una cosa, qua sono stati un po' più bravi. Dice di tornare più tardi alla signora. Mozzo Supremo, hanno messo un disegnino. Allora ragazzi, vi ricordate quando io vi dissi, no? Di vedere la foto dei profili, queste cose qua. Qua sono stati un attimino più attenti. Se vedete, hanno messo Mozzo Supremo, quindi un nome apparentemente che ci può stare, no? Un nickname. E hanno messo anche un logo di qualcosa, dopo ne fa vedere anche il canale. Quindi sembrerebbe essere più attendibile. Però se ci fate caso non hanno resistito e hanno dovuto piazzare delle persone con foto e nome e cognome bello in vista. E soprattutto, come vedete, cioè sono scritti male, secondo me. Qua addirittura c'è stata una conversazione. Qualcuno l'ha veramente ricevuto? Sì. Ok, vogliamo fare, facciamo piccoli passi insieme. Mozzo Supremo, chi è? È scritto 2 anni fa. A questo punto mi sorge un dubbio, perché comunque dando uno sguardo a questi canali mi rendo conto che ci troviamo di fronte o a degli account hackerati, quindi a degli account veri, genuini, che sono stati sottratti ai proprietari appunto per fare un uso improprio, in questo caso appunto per fare delle truffe, oppure possono essere stati utilizzati dei canali su cui sono stati caricati dei video altrui, video di altre persone. Come potete vedere abbiamo visto video di una donna, poi video di un uomo, quindi questa cosa già è incongruente. Quindi hanno caricato video altrui appunto per farli sembrare genuini, anche se effettivamente le visualizzazioni sono poche e anche il tempo, vedete, sono tutti stati caricati 1 mese fa, 2 mesi fa, sono davvero molteplici questi video, quindi non saprei cosa dirvi in merito. Mi trovo impreparato e questa cosa mi preoccupa, perché davvero è una mossa che non mi aspettavo. A questo punto vediamo George chi è. Questo canale non ha contenuto. Video, playlist, community. Informazioni. Oh, questo è un account di 3 anni fa. Ah, qua ci festeggi il compleanno. No, per poco. Domani festeggerà il compleanno questo canale. Sarà 3 anni. Ok, quindi un canale George, non conosco questa persona, vabbè. Quindi qua ragazzi sono stati più attenti, hanno fatto sto giochetto, sono stati più bravi, complimenti. Però ragazzi, vi ripeto, volete vedere perché non dovete credere a queste cose? Ok, clicchiamoci, questo, andiamo a vedere. Recensori di iPhone, cercasi tester, come dicevo prima, immaginavo, stanno sviluppando una nuova versione dell'iPhone 11 Apple che sarà lanciata nel quarto trimestre del 2020. Stiamo inviando campioni dei prodotti da testare utenti veri. A questi tester sarà regalato il prodotto da testare dopo aver seguito alcune semplici istruzioni. Semplice, singolare, vabbè. Compire il sondaggio nella prossima pagina per chiedere di diventare un tester. Puoi scegliere tra l'iPhone 11 o l'iPhone 11 Pro. Grazie, che mi... 2020 recensione e iPhone, tutti i diritti riservati, informativa solo avanti, ok. Proviamo a giocare. Possiedi attualmente dei prodotti Apple? No. Puoi scrivere una recensione online su questo prodotto? No, quindi sarebbe proprio... All'indirizzo postale fisico per ricevere un prodotto? No, vivo sotto un ponte. Proprio è. C'ho l'indirizzo del ponte, va bene. Saresti disposto a partecipare al futuro? No. Proprio c'è. Quale prodotto vuoi testare? Quello più scarso? Dovrebbe essere l'iPhone 11, no? Prossimo. Mamma mia, che fortuna. Manco, almeno la, un po' di soddisfazione nella cosa, nella dama, no?
congratulazioni, sei stato selezionato. Mamma mia, che è sta foto, io me l'ho visto da buongiornissimo. Sto pallino qua, mamma mia, fanno proprio il senso di angoscia, cioè, mamma mia. Sei stato selezionato come recensore di prodotto per Apple iPhone 11, completa il sondaggio nella pagina successiva e segui le istruzioni in modo da ricevere il tuo nuovo iPhone 11. Ok, non c'è più niente però. Il sito sembra essere effettivamente questo. Proviamo a leggerlo per intero. Sì, iPhone Reviewers, ok. Inviatemi il mio iPhone. E immaginavo che sarei stato portato su un altro sito. Lo vedete il sito? Pro Air Live Look Cut 3 2. Ah no, per leggere devo fare sempre così. Vedete? Che sito è? Ok. Una pagina che segue potrebbe tentare di addebitarti dei costi. L'addebito potrebbe essere singolo oppure ricorrente e potrebbe non essere evidente. Contribuisce a migliorare la sicurezza di Chrome inviata da Google URL di pagine state informazioni limitate sul sistema e alcuni contenuti delle pagine nome sulla privacy. Ah no, qua c'è una parte. Le pagine punto nome sulla privacy. Non so perché ho cercato di crearcelo fino una volta. E quindi ovviamente non procedo perché non so cosa è su. Bene ragazzi, come vedete sono sempre tante le truffe che vengono pubblicizzate qui sul web, bisogna fare attenzione. Questo è un video ovviamente più corto degli altri perché qui diciamo non abbiamo bisogno di andare a capire come riconoscere tali truffe. Vabbè, perché ovviamente i test che devono fare loro, no? Sull'iPhone, cioè è normale, no? Che loro dicono noi non sappiamo se abbiamo fatto il sistema bene, ok? Tutte cose, se funziona bene. Vabbè, per perderci ancora di più, inviamo l'iPhone 11 a tutti, così capisci, ci perdiamo proprio una... No, ma a me la cosa più infame è questa Apple, questo account qua Apple. Cosa? Poi vedere se riesco a addirittura 50 euro al mese, 99 euro al mese, mamma mia, non avrei dovuto cliccare qua, se no mi sarei innervosito davvero tanto, mamma mia. Cosa mi dà? Invece fedeltà accanto al tuo nome nei commenti nella chat da vivo. Oh, ma se tu non mi fai nemmeno commentare, che page fedeltà, come faccio a fidarmi di te? E poi ovviamente la possibilità di partecipare a delle live stream. Ok, vabbè ragazzi, vi saluto, che dirvi, state attenti, state attenti. Questo video l'ho fatto alle 6 del mattino, mi sono svegliato perché dal caldo non ce la facevo più, ho preso il telefono, apro YouTube e mi è stessa cosa, perfetto, faccio un altro video. Vediamo un po' che succede. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata a questo punto e buona vita. Ok, ciao, un abbraccio.